Una fortunata fiction proposta a 30 anni dalla morte di Franco Basaglia ha riacceso i riflettori su una figura che ha cambiato il volto della psichiatria italiana. La rivoluzione di Basaglia comincia nel 1962 a Gorizia con la prima esperienza anti-istituzionale per la cura dei malati di mente. Si aprono i cancelli dei reparti, vengono eliminati tutti i tipi di contenzione fisica e le terapie con l'elettroshock. Accanto ai farmaci si impostano nuovi rapporti umani con il personale. È solo l'inizio di un cambiamento profondo nell'approccio e nella cura della malattia mentale che culmina con la chiusura dei manicomi sancita nella legge 180, chiamata proprio legge Basaglia, vero e proprio spartiacque per la psichiatria italiana. Intorno alle esperienze di Gorizia, Colorno e Trieste e sulla riflessione compiuta sull'evoluzione dell'assistenza psichiatrica e il percorso intrapreso, è stato realizzato il film L'ordine della follia, dove a parlare sono alcuni dei protagonisti di quel movimento contro la psichiatria tradizionale: Giovanni Braidi, Bruno Fontanesi, Ferruccio Giacanelli, Franco Rotelli, Antonio Slavic. La storia, in particolare, fa riferimento all'esperienza dell'ex ospedale di Colorno. Quello che io ho visto, guardando i cartellini dei ricoverati all'ospedale di Colorno, vedevi delle diagnosi che non esistevano da nessuna parte, insomma, tipo follia morale. Ricordo di uno che è stato mandato a Colorno perché aveva cantato bandiera rossa in chiesa, e gran parte di gente che ci finiva dentro per alcolismo, cosa che adesso non viene più. L'epilessia veniva ricoverata, i deboli mentali.